Bentornati sul canale video di Cellulare Magazine, io sono Lucio Prosperi e come promesso ecco la videorecensione del Sony Ericsson Xperia X8. Si tratta di uno smartphone Android con la versione del sistema operativo di Google 1.6 in vendita a 199 euro. Si tratta di un modello dalle dimensioni contenute, misura infatti 99x54x15 mm di spessore per un peso di 104 grammi, un peso tutto sommato contenuto e così come le dimensioni che rendono l'X8 un telefonino che si impugna e si utilizza facilmente senza appesantire le tasche delle giacca o dei pantaloni. Vediamo velocemente la struttura, le caratteristiche hardware. Allora, il display è da 3 pollici ed è di tipo capacitivo. Sul fronte ci sono 3 tasti, quello per sbloccare e modificare, diciamo, le impostazioni principali del telefono, quello per accedere ai menu e quello per tornare indietro. Nella parte della scocca a destra ci sono i 2 tasti a bilanciere per regolare il volume e il tasto per attivare la fotocamera. Sul retro troviamo appunto la fotocamera, che è da 3,2 megapixel senza flash. Dal punto di vista delle invece caratteristiche software, il sistema operativo, come abbiamo detto, è Android in versione 1.6. Sony Ericsson però ha assicurato che nelle prossime settimane l'X8 sarà aggiornabile alla versione 2.1 del sistema operativo. La presenza appunto di Android e della personalizzazione di Sony Ericsson è evidente fin dalla schermata principale. All'interno di questa schermata principale possiamo evidenziare le 4 icone che si trovano ai 4 angoli dello schermo. Queste icone consentono di accedere alle funzioni più utilizzate, in questo caso la messaggistica, il player MP3, il menu delle applicazioni, insomma, e la rubrica, scusate, il tastierino alfanumerico e la rubrica. Queste scorciatoie possono comunque essere personalizzate cliccando su questo tasto qui. Ecco, è possibile modificare lo sfondo, i widget e appunto queste icone. Quindi se voi piuttosto che il player MP3 preferite qualsiasi altra applicazione, insomma, potete facilmente, velocemente personalizzarlo secondo le vostre esigenze. Facendo scorrere il dito dal basso verso l'alto, invece si evidenzia il menu all'interno del quale trovano posto tutte le applicazioni. Sono 3 schermate e appunto qui troverete tutte le applicazioni precaricate, che sono quelle che vi stiamo mostrando in questo momento, ma qui si andranno ad aggiungere anche tutte quelle che potrete scaricare dal ormai celebre Android Market. Una delle personalizzazioni più interessanti di Sony Ericsson è rappresentata dalla possibilità, facendo scorrere invece l'home screen principale, di accedere a delle altre home screen, anche queste personalizzabili con dei widget. In questo caso noi abbiamo messo la ricerca di Google e anche la funzione Timescape. Ecco, questa funzione Timescape è forse quella che meglio contraddistingue i telefonini Android di Sony Ericsson. In pratica è possibile personalizzare questa schermata con i propri contatti, quindi è possibile sincronizzare le chiamate ricevute, i messaggi ricevuti con quelle dei contatti di Facebook. Ecco, in questo caso qui la rappresentazione è molto accattivante, possiamo vedere le immagini e lo status di tutti i nostri contatti su Facebook e quindi tenere costantemente sotto controllo quello che fanno i nostri amici. Cliccando su questo tasto qui è possibile interfacciare questi contatti con quelli della propria rubrica, in modo tale da avere costantemente monitorata la situazione di messaggi, chiamate, aggiornamenti su Facebook e anche su Twitter. Qui appunto si può poi decidere che cosa visualizzare e che cosa non visualizzare.
è fatta molto bene graficamente, molto accattivante. L'ultima schermata ospita la possibilità di attivare in modo rapido la parte della connettività, attivando il wifi, attivando il bluetooth e anche il GPS di cui appunto questo telefono è dotato. Per quello che riguarda la navigazione in internet, l'X8 si avvale della possibilità di utilizzare appunto il wifi, ma anche della possibilità di collegarsi tramite la rete HSDPA o UMTS. Cliccando su questo tasto qui è possibile digitare tranquillamente l'indirizzo. Ecco, ci colleghiamo sfruttando in questo caso l'HSDPA, il collegamento è veloce e si accede appunto alla pagina internet che ci interessa. Lo schermo, pur essendo capacitivo, è privo però della possibilità di effettuare lo zoom utilizzando due dita, quindi dovremo accontentarci di questi due tastini, insomma, per fare lo zoom della pagina, ingrandirla oppure rimpicciolirla. Con questo invece possiamo muoverci all'interno della pagina, selezionare la zona che ci interessa e con un effetto piacevole appunto poi fermarci nel punto che ci interessa di più. Grazie all'accelerometro in un attimo è possibile visualizzare anche in modalità landscape. Ecco, tra le altre caratteristiche di questo telefonino appunto c'è anche il player musicale che permette una visualizzazione piacevole dei vari brani. Ecco, adesso l'audio fuoriesce dall'altoparlante posteriore con una qualità insomma più che accettabile. Naturalmente è presente anche il jack da 3,5 pollici per utilizzare delle tradizionali cuffie stereo a filo, oppure è possibile anche sfruttare il bluetooth. Ecco, interrompiamo. Tra le altre caratteristiche di questo telefonino c'è appunto, abbiamo già citato l'antenna GPS, c'è poi la radio FM, c'è la sveglia, c'è la possibilità di visualizzare i video di YouTube, sincronizzare come ogni dispositivo Android la propria casella di Gmail, e poi vabbè, ci sono giochi e appunto la possibilità di scaricare applicazioni dall'Android Market. Questo telefono appunto è in vendita a 199 euro, un prezzo interessante considerate anche le caratteristiche tecniche di cui abbiamo detto. Ha 128 MB di memoria integrabili con scheda micro SD. E diciamo, dal punto di vista della qualità dei materiali è la plastica a dominare, però questo permette al telefonino di essere comunque leggero e allo stesso tempo mantenere una buona ergonomia e anche una certa solidità. Infatti anche premendo non si odano scricchioli di sorta. Ecco, diciamo che è un telefonino dalle caratteristiche interessanti e considerato il prezzo inferiore ai 200 euro può essere anche un'idea per chi è interessato a entrare nel mondo Android, conoscere appunto il sistema operativo di Google, però non vuole spendere insomma troppo, e quindi 199 euro tutto sommato sono un prezzo più che accettabile. Ecco, per le recensioni di Cellulare Magazine, Lucio Prosperi con il Sony Ericsson Xperia X8.